Mi chiedono quanto c'è di vero in Domina. La risposta è molto. Signori, giriamo, silenzio attorno. Sappiamo quello che è successo e quando. Quello che non sappiamo è come e perché. E questo è lo spazio in cui possiamo creare. Action. Giulio Cesare era mio padre e io lo vendicherò. Siamo all'indomani dell'uncisione di Cesare, uno dei momenti più convulsi della storia di Roma. Emerge la figura di un giovane, quella di Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, che innesca una spirale di lotte, di alleanze, di amicizie rotte e ricomposte, che porteranno poi di lì a 12 anni allo scontro decisivo e al prevalere della figura di Ottaviano. Voglio essere un dio. Diventerà il signore unico incontrastato di Roma e colui che inizierà una nuova fase della storia romana, appunto l'età imperiale, e colui che plasmerà l'identità di Roma creando un'immagine che sopravvive ancora ai giorni nostri. Un'immagine nella quale influisce anche la sua consorte, la compagna di una vita, Livia, che rappresenterà un elemento sostanziale sul quale costruire un nuovo regime, costruire la nuova era età imperiale. Alla coppia felice! Alla coppia felice! Simon Burke, il nostro sceneggiatore e anche il produttore, è un grande appassionato dell'epoca romana. Ha scritto questo personaggio e questa storia con una grandissima passione per la storia. Per lui era fondamentale raccontare i fatti veri, proprio perché la storia è più interessante della finzione. Era molto importante per me che la serie fosse storicamente accurata nel look, nei comportamenti dei personaggi, nei dialoghi. L'autenticità è fondamentale. Rispetto a quello che siamo abituati a vedere, la nostra rappresentazione di Roma è diversa, meno sfarzosa, meno dorata, perché la storia che raccontiamo è diversa. Ero entusiasta di lavorare nel mondo dell'antica Roma. Pensavo a quanto avremmo creato con i costumi e i set, e poi la prospettiva di girare a Roma era eccitante. Mi sento molto fortunata ad aver collaborato con Gabriella Pescucci e il suo incredibile reparto costumi. Hanno fatto un lavoro fantastico. Sembrava un film di Fellini. Sono entrato nel reparto costumi. Lei indossava gli occhiali da sole. Tre cagnolini mi sono corsi incontro. Lei era seduta e fumava una sigaretta. E io sono scoppiato a ridere dalla gioia. Erano di tua madre. Voleva che li avessi tu. Roma ha lasciato tante cose, ha lasciato degli affreschi magnifici e ha lasciato tanta scultura che adesso è tutta bianca e decolorata, ma come si sa le sculture erano dipinte. Io ho puntato sulle tuniche plissé che sono plissettate a mano, ho tenuto il più possibile il rosso per Gaius. Livia era una donna di grande potere, però ho cercato che non fosse troppo evidente il suo potere dai vestiti. Credo che chi sono lo sappiate. I costumi di Gabriella mi fanno sentire più alto, più forte, rafforzano la mia sensazione che Gaio sia più potente di tutti. L'ispirazione maggiore sono sempre gli affreschi pompeiani, quei gialli, quei rossi che sono pazzeschi. Sono tuttora pazzeschi di bellezza. Poi sono dovuta andare anche sui blu. Ha usato materiali e colori straordinari. È una fortuna lavorare con persone così. Sono le migliori, danno vita a un mondo. Sono creative e geniali. È davvero un privilegio. Vi ricordo che i Saturnali sono un'antica festa religiosa. E non una scusa per ubriacarsi. Ovviamente abbiamo fatto tantissime ricerche storiche all'inizio. Testi, documentari, riferimenti di affreschi. E poi la cosa bellissima di lavorare a Roma è il fatto che si può andare ai musei a vedere i frammenti degli affreschi, resti di vasi, ci sono anche delle statue, dei ritratti di questi personaggi, quindi uno può guardare negli occhi questi personaggi e cercare di immaginare com'era l'ambiente in cui loro vivevano.
Io ho portato la regista, il direttore della fotografia a visitare i principali musei romani a Roma e siamo andati anche al Foro Romano a vedere i resti della casa di Augusto, i resti della casa di Livia. Una delle particolarità della fotografia era riuscire a catturare l'atmosfera di quelle ville. Quali fonti di luce avevano? Quanto grandi erano le finestre? Se avevano candele o lampade a olio? Usavano bracciali alimentati a legna, perciò spesso c'era fumo. In più bruciavano molto incenso, quindi l'atmosfera era annebbiata. Le stanze erano abbastanza buie, ma poi c'erano questi raggi di calda luce mediterranea che le attraversavano. Quindi è stato molto interessante, da un punto di vista pratico e creativo, trovare il modo di rappresentare quel mondo lavorando con la luce e l'atmosfera. È anche interessante guardare agli affreschi, guardare alle decorazioni dei vasi in cui si vedono rappresentati questi personaggi, questo mondo. A volte gli affreschi sono quasi dei piccoli storyboard dove si vede la vita quotidiana e come loro si muovevano. C'è una piazza, una agorà romana con gli archi, c'è il mercato della lana, c'è il mercato dove si possono comprare le maschere, c'è il bordello di Balbina, che è il mio personaggio, con tutti i cubicoli, così come li vediamo a Pompei, solo che a Pompei sono in rovina e qui sono tutti ricostruiti. Cioè, io ci manderei alle scuole a vedere questi set, perché si capisce com'è Roma e quanto era bella. Il primo giorno di riprese ci hanno mostrato i vari set e ho capito l'incredibile lavoro fatto. Si aveva davvero la sensazione di essere in quell'epoca. La scenografia, i costumi, gli oggetti di scena, il trucco, i parrucchieri hanno aggiunto autenticità a tutto. Hanno fatto un lavoro straordinario. E poi mi fa ridere venire a girare a Cinecittà perché mi sento come se avessi 8 anni, una palla, una bambola e aspetto che i grandi finiscano di lavorare. Mi sembra sorprendente di essere io qui a lavorare. Devo dire che la prima volta che sono entrata a Cinecittà mi sono venute le lacrime agli occhi perché molti dei miei registi preferiti hanno fatto i film che amo qui. Lavorare ogni giorno di fronte allo Studio 5 di Fellini, pensare ai giganti del cinema e sentire di far parte del loro mondo è stato davvero unico. La cosa più bella era che spesso la mattina ti venivano a prendere alle 5:20 e in macchina attraversavi una Roma deserta, magica, con il sole che sorgeva. Poi arrivavi a Cinecittà e pensavi a vacanze romane, a Fellini, a tutti i film straordinari girati qui. E per un attore è una sensazione incredibile. Family. Bravo. Cara te, let's just do one more part. Chi vedrà la nostra serie potrà benissimo andare su Wikipedia e informarsi che cosa è successo dopo. Morirà, non morirà. Ma quello che accadrà è molto di più di quello che uno si può immaginare. Ci sto provando, padre. Ah sì? Davvero? O ti sei segretamente innamorata del tuo potere? Questa è un'avventura. Vedrete una donna tormentata in un covo di persone veramente pericolose. Fammi distruggere i miei nemici. Vedrete donne complesse, donne piene di coraggio, di intraprendenza e di ambizione. E uomini con le loro fragilità e anche il ritratto di un'epoca che conosciamo bene, ma che qui è raccontata attraverso le parti nascoste e fondamentali della storia. E in più è un racconto appassionante. Madri e figli. Veleno e sangue non finirà mai. Non finirà mai.